quali sono oggi le principali minacce alla nostra identità digitale e quali gli sviluppi che Kaspersky prevede? In un contesto come quello odierno, dove l'identità digitale, quindi la nostra vita online, è sempre più importante, è ovvio che i dati che caratterizzano la nostra persona nel contesto virtuale sono sempre più importanti. Già oggi ci sono tante tipologie di attacchi che mirano a prendere i dati degli utenti. E nel futuro è molto probabile che evolveranno le tecniche di attacco, anche perché nel tempo stiamo cercando di costruire sempre nuovi sistemi per definire quella che è l'identità digitale. Pensiamo per esempio alle strutture o comunque alle organizzazioni come SPIN, quindi quello della pubblica amministrazione. E quindi stanno creando dei sistemi tecnici dove l'utente effettua una prima fase di autenticazione e poi utilizza dei dati che comunque sono virtuali, sono digitali, per autenticarsi in quella che è l'internet. Questi dati possono essere catturati dagli attaccanti in diverse maniere, e mentre oggi vediamo principalmente attacchi di social engineering per sottrarre informazioni, è probabile che nel futuro vedremo un maggior numero di attacchi di codice malevolo specializzato nel furto di identità. E questo sarà impattante per gli utenti, perché il furto di identità porta a un numero di possibili situazioni spiacevoli, come frodi di diverso tipo, sia finanziarie sia per il danneggiamento della persona, dell'immagine della persona. Qual è il compito del GREAT di Kaspersky Lab e come lavora per neutralizzare le minacce? Il GREAT di Kaspersky è un gruppo di ricercatori specializzato nell'identificazione delle minacce più avanzate. Quello che facciamo è identificare minacce come attacchi mirati o campagne di spionaggio, o comunque tutti i codici malevoli che presentano una determinata complessità, e trovare il modo per bloccarli, mitigare questo tipo di attacchi e spiegare anche alle altre aziende piuttosto che agli enti nazionali come prevenire questo tipo di situazioni.